Hola ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pochi e oggi siamo tornati qui su The Amazing Digital Circus per reagire all'episodio numero 3. Come ben sapete, questo speciale sarà il secondo di Halloween. E in questa reaction non sono da solo, ma c'è un nuovo amico. Saluta SpringXF. Salve a tutti, mi Ottimo. presento, sono Spring. Ottimo. Iniziamo. Ah no, aspetta. Basta, non ce la faccio più! Ma certo che ce la fai! Non possiamo morire soffocati, ricordi? Ma mi sento comunque soffocare! Prova a non pensarci! Tu a mettercela tutta! Voglio proprio vedere come reagirà il tuo nuovo corpo! Ehi! Guarda, l'allungata proprio come Mr. Fantastic! Infatti! Facci piano! Ehi, facci piano! Fallo tu! Ok, adesso vado! Ok, siamo entrati nella zona blu. Ah, questa è nuova! E ora abbiamo il rosso. Oh, arancione! Giallo. Verde. Oh, guarda, ora sta diventando blu! Era blu anche prima. Man mano che va avanti diventa più veloce. Perché sono l'unica così e perché a voi non succede? Perché a ognuno di noi succede qualcosa di diverso. Per esempio, Kimber inizia a brillare, i capelli di Ragata si sollevano, la maschera di Gengol inizia a girare e Zubol diventa normale. I miei arti si raddrizzano. E invece tu? Lui è un codardo e quindi non vuole farcelo vedere. Sì, vabbè, tipo Alastor che dice che non sa che cosa si nasconde sotto... E non sa che si nasconde sotto quel sorriso. Il radiuccolo. Sì. Vorrei solo che rimanesse un mistero. E secondo voi, di che cosa si tratterà? Cioè, chi stai indicando? Che ne so. La smetterai mai? Che cosa state facendo lì impalati quando c'è un'avventura da vivere? L'avventura di oggi è... Il mistero del maniero Mildenhall! Esatto! Si dice che questa stamberga abbandonata sia infestata fino all'orlo da presenze paranormali! Se non fosse per la musichetta di sottofondo, sarebbe spaventoso. A voi risolvere i misteri celati nelle fondamenta e catturare tutte le entità spettrali che potete! E per la prima volta potrete... Cioè, notare come il rumore degli occhi sia come quando... Allora, non so se è presente il film La Mummia. Sì. Quando Rick e Jonathan aprono il sarcofago che contiene la mummia, che sarebbe Imhotep. Sì, lo so, il film. Dov'è Zubol? Ho reso questa avventura fantastica e matura solo per Zubol! Non c'è. Ti pronto dalla pancia. Arua, ballavi Sardmuk, i bimbabili dominarono e lo vedemone qui. Che? Gli NPC non prenderanno coscienza di loro stessi questa volta, giusto? E io che ne so, non sono il capo! Aspetta, lo sono! Comunque, ecco qui il portale! Tutti all'avventura! Ok, è spaventoso. A me assomiglia tanto il maniero del primo livello di Luigi's Mansion 2. Si è andato pesante con gli effetti speciali. Spero solo che questa avventura... In effetti io non... ho sempre fatto delle considerazioni su Luigi's Mansion. Infatti se vai a vedere la mia reaction al trailer, noterai che
noterai che nella descrizione ho scritto: ho già detto che ci sono riferimenti a Luigi's Mansion. L'avventura non si trasforma in un altro orribile incubo. Non amo molto gli horror e i jumpscare sono una cosa che davvero non sopporto. Dai, per così. Cioè, tra l'altro sei spaventata come Sanil di Little Splash Shop. Mm-hmm. Tu lo seguivi Little Splash Shop? Diciamo. Ah, ok. Poco. Che c'è? Ti fa paura anche l'aspirapolvere. Un altro riferimento a Luigi's Mansion. Anche infatti. Anche se in realtà lo chiamerei Luigi's Dimension. Vabbè. Ehi, lascialo un po' in pace. Non ha avuto tregua ultimamente. Né lei né gli altri, vero Gengol? Lo state sentendo anche voi? Perché non tornano a posto? Mi ricordi la prima volta che mi è capitato? Non capisco perché non si riavvolgano, però. Che cosa strana. Prima di continuare l'avventura, dovreste decidere in quale porta entrare. La porta a sinistra è quella normale. Grado wow per tutte le età. E la porta a destra è quella super spaventosa. Grado A per gente matura come Zubol. Ok, chiamare Zubol maturo è un controsenso, visto che l'unico maturo, anzi più maturo rispetto agli altri, è Kinger, essendo più grande. Sarà voi decidere! Ma che Jax? Che c'è? Pensavo dovessimo catturare tutti i fantasmi! Quale porta dovremmo scegliere? Notare come Kinga cerca di mettere gli occhi a Pony. Davvero non saprei. Proviamo! Che cos'è? Non sapevo che la maschera di Gengol fosse in grado di sfondare una porta. E poi... Non lo sapevo manco io. E poi un... Le maschere da Zale dovrebbero essere fatte di plastica. Giusto? Sì. Non sapevo che fosse in grado di sfondarla. Non preoccuparti, Gengol! Te la prendo io! Ecco qual era la porta spaventosa. Ti è servito soltanto, o meglio, l'ha saputo soltanto lanciando la maschera di Gengol. Zubol, vieni fuori! Voglio solo parlarti! Oh, giusto! Ma che... E lo hai fatto soltanto adesso? Onesto. Zubol, vorrei solo capire perché continui a saltare le mie fantastiche avventure. Potresti ferire i sentimenti di Bubble. E... di Bubble? Chi se ne frega dei sentimenti di Bubble? Cioè, notare l'incoerenza. Parliamo dei tuoi sentimenti. Allora che ti frulla in testa, Zubol? Io... penso che andrò. Molto divertente! Continua! No, voglio dire, ti ho già detto qual è il mio problema, è solo che non te lo ricordi perché... non importa. La mia mente è più lucida di una noce di cocco cerata! Nulla sfugge a queste signorine, quindi che posso fare per rendere le mie avventure più... adatte a te? Vedi? È esattamente questo che intendo. Pensi solo alle tue avventure, ma non c'entra niente con le avventure, io ho solo bisogno di... Ah, lascia stare, non mi stai neanche ascoltando. Guarda, Zubol, ho disegnato un'app. In effetti. Aspetta un attimo.
Dove siamo? Oh no. Mi chiedo che cosa sia. Sono Theodore Mildenhall, il barone della villa. La caccia per me è sempre stata un hobby immancabile, anche se qualcuno potrebbe dire che sia diventata un'ossessione. La creatura che vedi davanti a te è quella che ho inseguito per anni. Non un uomo, non un animale. Qualcosa di profano, di malvagio. Ho deciso di fare tutto quello che era il mio potere per difendere la mia famiglia dalla bestia, sperando che una volta uccisa mi sarei liberato di quella terribile sensazione. Questo terrore senza fine. Ma mi sbagliavo. Sai, stavo pensando. Che ne dici se cerchiamo un modo per tornare dagli altri? Forse era la stessa cosa che pensava lui. Ok, bene, benissimo. Adoro queste avventure. Vabbè, sempre riferimenti all'episodio pilota. Forse potremmo salire con questo. È chiusa, è ovvio che sia chiusa. Io adoro che sia chiusa. Pommi, per favore, stai calma. Martedì 4 dicembre. Vabbè, ha soltanto adattato un bottone, no? Ha schiacciato un bottone. Nonostante abbia sparato ripetute volte alla bestia nei suoi punti deboli e le abbia mozzato la testa per tenerla come premio sul muro, era solo l'inizio dei miei guai. Ho distolto lo sguardo dal cadavere per solo un minuto. E quando mi sono girato, il corpo era scomparso. La bestia non era morta e sarebbe tornata per riprendersi ciò che l'avevo portato via. Se qualcuno mi sta ascoltando adesso, quello che vi chiedo è una cosa sola. Non perdete di vista la testa. Siete stati avvisati. Beh, questo sì che è davvero sconveniente. Ecco! Ah! Vabbè, tipico di ogni film horror. Le luci che si spengono. E anche questa oscurità è piuttosto sconveniente. Io direi inaspettato. Chi è stato? Sei stato tu? No. Oh, aspetta, intendi io chi ti toccò la spalla? Sì, ero io. È questa qui la tua mano? Quello è il mio occhio. Sì, ma quale occhio? Io non credo sia importante. Puoi smetterla di toccarmi? Oh, sì, scusa. Che succede? Mi è appena venuta in mente una barzelletta. E avevi bisogno di gridare per dirlo. Perché urli allora? Forse non faceva ridere. Vabbè, non diventare come Cosmo, per favore. Oh mio Dio. Comunque credo che dovremmo tenerci stretti e tornare pian piano alla sala dei trofei. Mi sembra una buona idea. Cos'era cosa? Quello! Saranno solo magneti. O una barca. Una barca. Non mi sembra che una barca possa navigare in un maniero infestato. Comunque credo che sia meglio fare molto silenzio. Ok, sì, sono d'accordo. Vabbè, parlate in ASMR, no? È l'unica maniera per non farvi ascoltare. Sai, a volte non ci prendi molto con queste cose. Ehi, c'è una zanzara!
Non credi di star facendo un po' troppo? Oh, però c'è davvero una zanzara. È presa! Almeno credo. Non posso vedermi le mani. No. Mi scusi, potrebbe ripetere? Credo di non aver sentito. La zanzara, corri! Tommy, credo che sia la creatura di cui parlavano le cassette. Sei bellissima, tesoro. Fatto! E muoviti! Oh, sì! Spiegare le vele, perché questa barca sta per decollare! Eh? Perché non va su? Perché non va su? Non sta andando su per niente! Ah! Vabbè, se non va su, andrà giù, no? È facile. Ah! Oh, ma ci sei ancora? Sì, ci sono. Ah, ecco. Io non uso le mie avventure per torturare gli ospiti! Ogni tormento che infliggo è al 100% accidentale, come ogni criminale di guerra che si rispetti! Ma non ho mai detto questo! Me ne frega meno di niente delle tue avventure! E allora qual è il problema, Zubol? Io faccio del mio meglio per ricordare, ma tu e il mio cervello non mi aiutate! Sono io. Ricordi? Io non... mi piaccio, odio questo corpo, odio questi stupidi pezzi rimuovibili. Vorrei solo trovare qualcosa che possa farmi sentire bene. Oh, già, ricordo perché non ricordavo, perché questo problema è già stato risolto. Semplicemente sostituisci le parti di Zubol che non ti piacciono con parti nuove. Da quando sono qua ho provato in mille modi a trovare pezzi che mi piacessero. Quindi parlando di avventure... Ah, quindi adesso Zubol si sente a pezzi. Lascia stare. Stare cosa? Lascia stare. Stare con chi? Kane. E poi dice a Bubble di essere stupido. A nessuno piacciono le tue avventure. Oh, buona questa, Zubol. Ragata è troppo buona per dirtelo. Jax invece è un coglione con tutti. Almeno su questo sono d'accordo. Gangol è troppo timida per ribellarsi. Kinger è pazzo. E Pomni. Dopo ogni avventura è sempre più traumatizzata. Oh, Zubol. Creare avventure è la mia arte. È per questo che esisto. È questo che sono bravo a fare. E se dici questo potrebbe voler dire che non so fare l'unica cosa in cui sono bravo. Sarebbe... Oh, Kane, non diventare come Pomni che cercava l'uscita, Questa non era la mia sessione di terapia? Oh, giusto! Dovremmo arrivare alla radice dei tuoi problemi comportamentali. Ti mostrerò delle macchie d'inchiostro e tu dovrai dirmi la prima cosa che ti viene in mente. Sì, che cosa sono? Cosa sono? Il test di Rorschach? È strano. Non mi ricordavo che l'ascensore di Atlas Whistleblower fosse incontrollabile. Cosa? Oh no, dove siamo adesso? Non saprei. Sembra una cantina. Da cosa te ne eri accorto? No. Io infatti vedo delle botti, ma non siamo in una cantina, eh? No. La situazione era peggiorata oltre ogni mia aspettativa. La paranoia mi aveva cambiato a tal punto che non riuscivo più ad essere di alcuna protezione per mia moglie e i miei figli. Scattavo ad ogni ombra, ogni rumore. Ho finito col sparare all'amore della mia vita, scambiandola per il mostro. Ironico pensarci. Ho fatto
diventare io stesso un mostro. Cioè, praticamente quello che sta raccontando è il è l'incarnazione del protagonista di Resident Evil. Perché appunto mi ricordo che esiste Bubble Nursed, che appunto è la versione mostruosa della fidanzata a cui ha sparato. Ora aspetto giù in cantina, senza avere più nulla da perdere se non me stesso. Se non altro, sconfiggerò la bestia che mi ha portato via tutto. Che ne dici? Prendiamo il suo fucile? Direi che è la cosa migliore. Ti prego, non tornare in vita. Ok, non lo farò. Pare che abbiamo solo due colpi. Facciamoli bastare. Sì. Sta dietro di me. Lascia fare a me. Posso gestirla. Oh, l'ho gestita proprio bene. Questo è ciò che direi se non sapessi che la bestia era in realtà un angelo divino. Che? E che tutti coloro che feriranno l'angelo verranno trascinati nelle profondità più buie e fredde dell'inferno in cui la mia anima risiede. Mi dispiace, ascoltatori, ma mi serviva un ospite ancora in vita pur di fuggire dal mondo della dannazione. E i vostri corpi saranno l'unica via d'uscita. Ma aspetta, come ha fatto a registrare Sarà all'inferno? Lasciatemi andare! Spero siate pronti, perché il vostro primo respiro nel mondo dei morti sarà anche il vostro ultimo. E i vostri corpi mi apparterranno. Lasciatemi! Poi non riesco a capire questa cosa. Scusa, ma allora il tizio lì lo sapeva che Pam e King erano ancora in vita? Vabbè, credo che se ne sia accorto quando appunto Pam ne ha preso il fucile. Infatti hai sentito quando ha detto ok, non lo farò. Buono il tè. Mi dispiace che suo marito l'abbia uccisa e tutto il resto. Oh, sai come sono gli uomini, hanno sempre le priorità più stupide. Non saprei. Allora, questa cosa mi puzza di femminismo e di patriarcato. Sai, se i tuoi amici dovessero incontrarlo, spero solo che non li annoi a morte con i suoi monologhi interminabili. Quell'uomo è in grado di trasformare una barzelletta in una tragedia greca. Glielo chiederò sicuramente quando li rivedrò. Tra l'altro, questo è un grammofono. Allora, secondo te, quando risalirà questa casa? Buone. I grammofoni c'erano nel 1400. No, sì, 1400. Sì. Dove andiamo? Al Rinascimento? Oppure nel basso Medioevo? Sì. 1900, diciamo. 1910. Grazie ancora per il tè. Siamo stati davvero bene qui. Ma figurati. Sentitevi liberi di tornare quando volete. Può contarci?
Congratulazioni, miei piccoli coni da gelato zincati! Avete portato a termine la run pacifista e dovreste andare fieri delle brave persone che siete! Sfortunatamente dobbiamo aspettare che i vostri compagni di squadra portino a termine la loro avventura prima di darvi il permesso di tornare. Avventura che se non fosse... avventura che sarebbe finita se non fosse per il fatto che Jax ha lanciato subito la maschera da commedia verso la parte spaventosa. Secondo voi quanto ci vorrà? Quando uno dice inferno non ti aspetti una cosa del genere. Siamo letteralmente all'inferno adesso! Inferno! E certo che sono all'inferno, come potrai non essere all'inferno? Cerca di mantenere la calma. Infatti non sei mica bruciando viva. Sicuramente Kane avrà messo un'uscita da qualche parte. Guarda, io ti dico semplicemente che la porta d'uscita da quel maniero sarebbe l'unica porta d'uscita che potrebbe rendere Pomni felice. Aspetta. Do un'occhiata più da vicino. Ehi, ad occhio direi che c'è una scala laggiù. No, vabbè, King, sei un genio. Sei un genio. Potrebbe essere un'uscita. Forse funzionerà, dato che abbiamo ancora i nostri corpi. Però sono ancora preoccupato per quello che diceva il nastro. Proverò ad andarci di corsa. Aspetta, Pomni! Lasciatela in pace, maledette anime! Dannate! Come sta tua moglie, King? Ehi! Tutto bene? No! Credo. Tra l'altro, questa è la citazione all'esorcista. Ho sentito qualcosa siano... che è stato interessante. Quale? Un'anima ha detto: come sta tua moglie Kinglar? No, Kinger ha detto. Come sta tua moglie? Potrebbe essere un ottimo indizio. Sono attratte dai viventi. Vogliono solo un contenitore da possedere e andarsene. Cavolo. 7 anni di ingegneria informatica per ottenere questo? Perché? Ogni giorno che trascorro qui è un incubo dopo l'altro! Vabbè, Pomni, non falla così tragica. Ricorda che hai fatto pure amicizia con Gammiru durante il tuo... durante la tua avventura nel Regno Caramelloso, dai! Lo sapevo che sarebbe finita così! Lui vuole solo che io soffra. Sono davvero all'inferno. Pomni, per favore, non fare... Non diventare come Rarity. Dire così. Basterebbe Golden Freddy. Esatto. Ah, tra l'altro, mi sembra di capire che appunto, quando Pomni si è trasformata, è diventata un po' Golden Freddy. Non sei... Tecnicamente immagino che siamo... Lascia stare. Che ne dici se ci rilassiamo un po' ora che è tutto tranquillo? Io non capisco cosa sta respirando o singhiozzando. Vabbè. È stata colpa mia se siamo caduti qua giù, vero? Mi dispiace un sacco per tutto ciò. Com'è che ultimamente sei diverso?
Ti sembro diverso, non è vero? Non sono molto bravo coi ricordi, ma quando il buio mi circonda mi sembra di tornare ai tempi in cui mia moglie si è astratizzata. Ricordo che eravamo... Ah, quindi non è stato Cosmo il primo a astratizzarsi. Eravamo uno davanti all'altro nel fortino. Era buio. E il buio sembrava calmarla. La forma del suo corpo si era attenuata e non sembrava più irritata. Non era la stessa di prima, ma era calma, abbastanza da toccarla un'ultima volta. Cosa? No, è soltanto il gatto di mia nonna. Ah. Prima che venisse mandata in cantina. Mi torna sempre in mente quel momento quando sono avvolto dalle tenebre. Avevi una moglie, qui, dentro al circo. Cioè, nell'episodio pilota c'è pure la sua porta con la sua effigie sbarrata. Cioè, è possibile che tu non te ne sia mai accorta? Sì, era divertente, creativa e appassionata di entomologia. Odiavo gli insetti, ma non so come me li ha fatti piacere. Non è di certo il ricordo più allegro, ma è l'unica cosa che riesco a ricordare. So come ci si sente all'inizio di tutto questo circo. A volte sembra tutto inutile. Già. E comunque Pomni ricorda che quando sei andata nel regno caramelloso non sei stata poi tanto male. Ma non è così. Non sei delle persone che si prendono cura di te. I bei ricordi possono aiutarti molto. Tienili stretti. E abbi cura delle persone intorno a te. Non sai mai quando se ne andranno. In questo mondo la cosa peggiore che puoi fare a qualcuno è farlo sentire rifiutato e non amato. Sono felice che tu sia qui con me. Quindi in poche parole abbi fiducia in te stesso. Sai, pensavo a quell'ultimo nastro. Ha detto: il vostro primo respiro nel mondo dei morti sarà anche il vostro ultimo. Forse possiamo farcela se tratteniamo il respiro. Non sono molto brava a trattenere il respiro. Beh, che ne dici se proviamo a non pensarci? Appunto, come ti ho detto... Quando noi torneremo al circo, tu tornerai ad essere pazzo. Non ricorderai più niente di tutto questo, vero? Non preoccuparti per me. Finché tu te lo ricorderai, andrà tutto bene. E poi non scordarti che appunto lui è il forpino dove sta sempre al buio. Sei molto forte, Pomni. E so che riuscirai a superare tutto questo. Ora andiamocene. Ce la faremo insieme. Pronta? Questo invece è un riferimento a Ghost, se non erro. Dove appunto lui si illumina. Giusto? Correggimi se sbaglio. Io non ho mai visto Ghost. Nemmeno io. Anzi, l'ho vista soltanto una volta. Però non mi ricordo quando. Thank you.
Ginny, Kinger, è andata bene? Faceva paura? Io sto bene, a dire il vero. Che è successo a Jax? Non ti preoccupare. È rimasta vittima del femminismo. Ecco che gli è successo. Pommy è stata davvero coraggiosa. Almeno credo che lo fosse. Lo eri? Diciamo di sì. Ehi, Ragata. Sì? Volevo solo dirti... grazie per esserti sempre preoccupata per me. È che, nonostante tutto, non penso di essere stata molto riconoscente nei tuoi confronti. Oh, grazie, Pomni. Voglio solo assicurarmi che tu stia bene. Sai, noi ci teniamo a te. L'avete trovato? Sì, no. Jax non è molto d'accordo, quindi vuol dire che appunto lei non ci tiene. Lui non ci tiene a lei. E poi... la mia maschera da commedia! La tua maschera viene sempre distrutta. Non ti fare caso. Scusa, me... Cosa? Notare poi gli occhi come sono stati messi male, fuori dalle orbite proprio. Maria, ci sei ancora? Sì, ci sono. E ora improvvisamente anche è avvenuto uno scambio di ruoli. prima era lui in terapia. Inizio a chiedermi se il Grande Nord fosse una direzione o un film. Per dinci, Bacco, sembra che tutti abbiano completato la... Sì, lo dici sì, l'ha detto soltanto perché volevi toglierti da questa terapia in source. Avventure, stiano tornando! Presto, fingi che non stessimo facendo terapia! Ok. Bentornati, miei piccoli schibi di Sigma! Non chiamarci mai più così. Allora, com'è andata con lo scacco matto? Non è stato tanto male, in realtà. Tra l'altro, come ha fatto a tornare libero? Forse l'aveva liberato Kane. Che però sarebbe impossibile dal momento che appunto Kane non poteva teletrasportarsi nel maniero, credo. Boh. Questa è la fine dell'episodio. Allora, prima di chiudere il video, volevo dirti come ti è sembrato? Carino. In effetti anche a me ha divertito moltissimo. Sebbene io non sia un gran... Sebbene gli horror a me facciano paura, questo episodio non è stato poi tanto male. Anche a causa del fatto che non erano... Che non erano veramente horror le cose. Beh, io spero che nell'episodio 4 ci venga mostrato quel fast food che hanno mostrato nel... Nell'episodio pilota. E io spero... È aperto! Ci sono un po' troppi rumori. Vabbè, io chiudo questa reaction. Ringrazio ancora il mio amico Spring. Una domanda. Dimmi. È il mio canale che fine ha fatto, mo? Che fine ha fatto? Adesso chiudiamo l'episodio. Ok. Allora io ringrazio Spring.ex per aver reagito a questo episodio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao. Saluta.
Ciao.